Telespettatori Telequattro, buongiorno, benvenuti a questo appuntamento che precede il telegiornale delle 13:20. Siamo in compagnia, penso che l'avete intravisto, dell'avvocato Alberto Pasino, che è presidente della commissione Trasparenza del Comune, nonché esponente della lista Punto Franco. Buongiorno Pasino, grazie per essere tornato nei nostri studi. Allora, ieri c'è stata un sopralluogo della Commissione Trasparenza all'interno del Silos e devo dire la verità, lo dico, insomma, io ieri non ero in turno e ho sentito delle dichiarazioni dell'avvocato Pasino che mi hanno insomma, parecchio impressionato, per dire la verità, che credo anche, fra l'altro, come dire, queste dichiarazioni, come dire, corrispondano a quello che è il sentimento di chiunque poi visita quel posto per dovere, diciamo così, amministrativo, eccetera. È una situazione drammatica. Allora, mi permetta di fare un cappello, Come no? breve, il più breve possibile. La politica triestina è stata rimproverata in toni chiari, seppur garbati, dalla Chiesa della nostra città. E al punto che il don Ettore Malnati, se ben ricordo, usava una frase forte: vi prego in ginocchio di risolvere questo problema. Allora il primo tema per me è un tema di consapevolezza. Non mi risulta che la politica in modo espresso fosse entrata in modo chiaro nel Silos, per toccare con mano le condizioni di vita di chi vive lì. E che è una questione, si badi, che non ha nulla a che vedere con il tema della gestione dei flussi Sì, migratori. non sì. Niente, cioè ciascuno può restare della propria opinione. Il tema è diverso, queste persone oggettivamente sono lì e affrontiamo dei problemi, loro per primi, in relazione a questa permanenza. E io ho voluto andare assieme ai membri della commissione che presiedo, in parte per rispondere a un appello, perché non possiamo nasconderci. La Chiesa. E siamo tra l'altro in In scusi, avvento. in avvento, siamo in avvento e quindi noi non possiamo non rispondere, girarci dall'altra parte in un momento particolare dell'anno, il momento in cui ricordiamo delle persone che si sono allontanate da casa e hanno partorito in una stalla e deposto i figli in una mangiatoia. Quindi voglio dire, siamo di fronte alla cura degli ultimi. E la cura degli ultimi presuppone che si sappia come essi vivono nella nostra Come città. adesso abbiamo appunto delle immagini che abbiamo nel nostro repertorio, ma credo siano state registrate tra l'altro molto recentemente. E questa è la situazione. E forse, no, penso siano proprio fatte Sì, ieri. sono di ieri. Guardi, quello che colpisce lì è l'odore. L'odore perché queste persone per sopravvivere al freddo e per cucinare bruciano quello che trovano. E è venuto fuori ieri che stanno alcuni rimuovono dal tetto delle assi di legno e quelle bruciano. L'odore è acre, penetrante e ti rimane, è difficilmente respirabile quando sei lì si è a disagio. Il terreno su cui si poggiano i piedi lascia un lezzo tremendo alle calzature ed è lì dove loro vivono costantemente. E chiaramente è una sorta di latrina, è uno slum, cioè noi abbiamo, cioè quello di cui noi dobbiamo fare coscienza è che nel 2023 a Trieste Questa realtà. c'è una bidonville. Chi ha letto Shantaram, chi ha Ah, letto La città giusto, della gioia, sì. si faccia una passeggiata e ritroverà un pezzo di Bombay o di Calcutta nella propria città. E qua non voglio, perché poi il sindaco ha dato una risposta, io
Io non voglio entrare nel merito delle risposte, perché io sono in questo momento sono presidente della Commissione per la trasparenza. Quello che fa la mia commissione è sollevare i temi. E devo dire, riconosco grande lealtà istituzionale al sindaco. Il sindaco è venuto a rispondere e altri prima di lui non lo hanno fatto. Questo segna una e dà al nostro sindaco certamente una caratura di persona che, come dire, non si sottrae al dialogo democratico. Poi il tema delle soluzioni è un tema politicamente aperto, su cui ovviamente per il ruolo presidenziale non intendo entrare. Quello che è certo è che la mia coscienza è mossa da questo fenomeno e credo anche quella del sindaco, cioè credo, e mi scuso, non voglio essere, come dire, dubitoso, certamente anche, poi là c'è una realtà complessa, il centrodestra è una realtà complessa e il sindaco deve gestire una situazione in cui ci sono sensibilità diverse e lo fa, devo dire, da politico, credo lo faccia pure bene, nel senso che mettere insieme, no, anime così distanti, insomma, come sempre, al sindaco per questi profili i nostri complimenti, però lì ci si deve andare e bisogna andarci da, noi diciamo, le radici cristiane del nostro paese, bene, uno si deve portare anche le radici quando va là dentro. Senta, avvocato, c'è un discorso che è un po' sotto traccia quando si parla di queste realtà, che però sta pian piano emergendo, cioè quanta, virgolette, colpa di questa situazione risiede nel fatto che, è un po' come il gatto che si morde la coda, che esiste una struttura di questo genere, cioè la gente comincia a dire è meglio buttarle giù, se delle realtà non servono, se di determinate realtà, nonostante poi si parli di piani, eccetera, eccetera, poi non si riesce a combinare niente, forse piuttosto che stiano su e diventino come è diventato il Silos, forse sarebbe necessario anche un atto di, adesso non voglio dire di coraggio, ma anche un'azione forte e dire noi di queste cose qua, delle quali non si riesce a fare niente, non sappiamo cosa fare, diventano quello che diventano, ce ne dobbiamo liberare. Allora, io è molto stimolante questa sua domanda. Io vorrei però accompagnare il ragionamento che in parte è positivo, cioè queste persone stanno in un posto che è un rudere fatiscente e pericoloso. Bene. Però queste persone vanno lì, nessuna di queste persone è un kamikaze votato al suicidio. Nessuno di queste. Sono persone umane che arrivano qui dopo che la loro dignità, della quale erano munite alla partenza, è stata ripetutamente calpestata. Nel modo più indegno. Allora, queste persone, se vanno lì, come faremmo lei ed io se non avessimo un'altra alternativa, queste persone devono, in qualche misura, devono trovarne un'altra, perché o ben immaginiamo che il flusso cessi, ma se il flusso non cessa, l'eccedenza di coloro che possono essere ospitati, da qualche parte dormire deve. Una persona l'altro ieri ha dato segni di assideramento. E stando dentro le tende dove questi dormono stipati, e dormono stipati per stare caldi, non perché sono persone promiscue, credo che lo siano meno di noi promiscue. Quindi io fatico a dire di sì ad una cosa che è giusta, cioè noi non dovremmo accettare che le persone stiano in un posto come quello, ergo impediamo loro di entrare, bene, ma però, quando noi faremo questo, diciamo, creeremo un problema diverso e quel problema richiede una soluzione. Quindi vogliamo invertire? Dobbiamo prima trovare una soluzione idonea e poi, e quel giorno lì, passiamo lì con le ruspe, per usare una metafora. No, tra l'altro
È un altro discorso, però giova ricordare che tra qualche tempo, penso che sia imminente anche l'apertura in via Sant'Anastasio, se non mi sbaglio, di un ricovero gestito dalla Caritas, ma quello riguarda più che altro le persone costrette in Piazza della Libertà, che è un altro discorso rispetto a questo. Allora, è chiaro che stiamo cercando, la città sta cercando delle soluzioni. Dobbiamo sempre premettere una cosa. Dobbiamo essere con il sindaco. Cioè, in questo, la risposta della città, che è una città che in questo momento subisce un fenomeno, deve essere unitaria. Dopodiché, purtroppo, si può non essere d'accordo con il sindaco. Però il tema qual è? Il tema è che abbiamo una somma di microfenomeni che compongono il macrofenomeno. Sappiamo che qua rimane una percentuale di quelli che transitano per la città. Sappiamo che la Caritas dà i pasti ben oltre quello che dovrebbe, lo fa a proprio carico economico, in parte, se ho ben capito. Insomma, c'è una serie di problematicità e io in questo, naturalmente, col primo cittadino, per molti versi sono solidale, cioè parte della sua risposta di ieri la capisco appieno. E dopodiché noi dobbiamo ricevere risposte anche dal governo nazionale, il problema va risolto, il nostro è gestito il generale, cioè il tema dell'accoglienza, della gestione dei flussi migratori, dell'accoglienza delle persone regolari e della integrazione di coloro che sono appunto in uno stato di immigrazione regolare, e comunque una cura anche per coloro che insomma sono qua provvisoriamente e poi non vengono riconosciuti come aventi titolo a rimanere nel nostro paese o nell'Unione Europea. Beh, tutto questo va gestito ben oltre le capacità di un singolo comune, quindi io sono da questo punto di vista, ma credo di poter dire, come anche mi dispiace arrogarmi, no? Io non sono il segretario del Partito Democratico, ma io credo che tutta la città e anche tutta la politica cerchi di essere vicino al sindaco. Poi il sindaco fa quello che ritiene di questa vicinanza, anche decidendo cose che magari non deciderebbe la segreteria politica del Partito Democratico, per fare un esempio. Senta, cambiamo un attimo, un momentino, giusto argomento per chiudere, perché è notizia, abbiamo ancora 2 minuti. È notizia di questa mattina, adesso non so esattamente la formula, però vado... Avrà denunciato l'accordo, no? Sì, vado con la manera, come si dice, cioè l'Italia esce, diciamo così, dalla via della seta. So che lei professionalmente si è occupato molto di queste relazioni. Che cosa significa? Ma allora, diciamo quello che non significa, che io la vedo centrale, cioè nel senso, la via della seta era un grandissimo ed è un grandissimo progetto della Cina, a mio modo di vedere, soprattutto mirante alla sopravvivenza della Cina. La Cina è un paese complessissimo, con la cosiddetta banana aerea, cioè l'area costiera, che è estremamente ricca, e la parte centrale che i cinesi hanno sempre fatto fatica a sviluppare, anche con loro hanno provato con le zone economiche speciali, ci hanno provato in mille modi, ma resta una zona depressa. Allora, per riuscire a svilupparla, hanno questa idea di sviluppare traffici, culture, idee, un canale che penetra attraverso gli altri paesi, arriva in Europa passando per l'Asia, ma con delle diramazioni in Africa, eccetera, che mira allo sviluppo. Certamente con una fortissima presenza degli interessi cinesi. Allora, dire addio a questo memorandum non significa dire addio, me lo auguro, ai rapporti con la Cina. Cioè, la Cina resta uno dei grandi interlocutori del mondo. E farei un distinguo importante tra la Cina e la Russia. Cioè, la Russia ha dei casi, insomma, in questo momento nel panorama internazionale si profila come un paese che viola molte norme della convivenza tra paesi, in primis l'invasione di un altro stato sovrano. La Cina ha un sistema di governo che a noi risulta indigesto, però
è un grande paese in cui le persone hanno grandi opportunità, cioè se tu nasci in Cina puoi studiare, ricevi trattamento sanitario. Io credo che e c'è una cultura strabiliante, plurimillenaria. Io mi auguro che i rapporti rimangano forti. E come, cioè, quando Tajani veniva a Trieste e diceva non svendiamo il porto ai cinesi, nessuno svende nulla, in Italia si danno le concessioni, le concessioni le danno statunitensi, francesi, cioè, insomma, ai cinesi per intenderci. Capito. Quindi mi auguro che continueremo a fare affari e traffici e scambi culturali con loro. Allora io ringrazio l'avvocato Alberto Pasino, che è il presidente della commissione trasparenza del comune. Tra l'altro poi ci saranno anche delle novità per quanto riguarda la trasparenza, sì. A parte la scadenza naturale, sì, del suo mandato, che mi pare dura un anno. Esatto, dura un anno e credo fino a gennaio. Ne parleremo chissà, forse in queste qualcosa mi dice che ne parleremo più avanti. Vi ricordo adesso il telegiornale delle 13:20, poi alle 18 Trieste in diretta e il telegiornale delle 19:30. Buon proseguimento, a più tardi. Grazie dell'invito. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. L'Italia è uscita ufficialmente dal progetto cinese di Via della Seta, siglato 4 anni fa dall'allora governo Conte, un corridoio che vedeva Trieste e il suo porto protagonisti. Vediamo subito il nostro servizio. L'Italia esce dalla Via della Seta. Dopo settimane di negoziati riservati e difficoltà diplomatiche, l'uscita formale dal progetto è avvenuta tramite disdetta da parte del governo italiano dell'accordo della Belt and Road Initiative, il corridoio commerciale che vede un punto di snodo nel porto di Trieste, lanciato da Xi Jinping e siglato 4 anni fa dall'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il progetto vedeva Trieste centrale con le sue infrastrutture e il suo porto nelle strategie dei paesi esteri. La disdetta formale, avvenuta qualche giorno fa, è stata data scarsa pubblicità da entrambi i paesi e non a caso. Pechino si trova a gestire un progetto che in parte è entrato in crisi per ragioni di natura finanziaria, mentre l'Italia ha tutto l'interesse a continuare ad avere relazioni buone con la seconda economia del mondo. Ad oggi il bilancio di quell'esperienza per l'Italia, unico paese del G7 a partecipare, complici 2 anni di Covid, la contrarietà statunitense, il cambio di governo a Roma, dice che la nostra presenza per 4 anni dentro il progetto internazionale di Pechino ha prodotto ben poco. L'uscita dal progetto era stata più volte annunciata e promessa già in campagna elettorale dalla premier Giorgia Meloni, che in questi mesi ha svolto un lungo e non semplice lavoro diplomatico per arrivare a questo risultato. Oggi è la giornata dedicata a San Nicolò e come tradizione il Vescovo di Trieste ha inviato una lettera ai bambini in cui sottolinea l'importanza del dono. Monsignor Trevisi così riassume il senso del suo testo. Vediamo. Che bella la festa di San Nicolò, perché ci sentiamo destinatari di doni che ci rendono felici. È bello anche vedere felici gli altri. Allora ai bambini ho ricordato che quando sono arrivato a Trieste molti di loro mi hanno fatto avere dei disegni. Fin dal primo giorno quando ero al Santuario di Montegrisa e poi via via anche da alcune classi scolareste, classi di catechismo. È stato un bel regalo che mi ha reso pure contento. Allora riceviamo i doni da San Nicolò, ma siamo anche capaci di fare dei doni agli altri. A volte un disegno, piuttosto che un bacio, piuttosto che una canzone, possono rendere felici. Allora io auguro a tutti i bambini di essere contenti in questa festa di San Nicolò e auguro anche a tutti i genitori, nonni, zii di essere felici nel vedere i loro bambini contenti, e però anche a tutti, piccoli e grandi, di essere generosi in questa attenzione nella quale sappiamo trovare piccole cose nostre da condividere per relazioni più belle.
Una bella giornata di scuola oggi per i bambini delle materne di Borgo San Sergio e dintorni. Essi infatti hanno ricevuto la visita di San Nicolò grazie all'associazione Timidamente Borgo. Vediamo. Buon San Nicolò! Da quando è in giro stamattina? Dalle 8 più o meno di stamattina che siamo in giro. Non è iniziato prestissimo, va detto, il tour che stamattina, scortato dalla polizia locale, San Nicolò ha compiuto nelle scuole d'infanzia di Borgo San Sergio. A bordo di un Sidecar ha fatto tappa in 13 istituti, incontrando almeno 700 bambini, cui ha portato i doni più consueti e più graditi. Caramelle, cioccolatini... Portiamo un po' di doni. Tutte robe buone, insomma. Tutte robe buone, sì, okay. Sì. L'iniziativa si deve all'associazione Timidamente Borgo San Sergio, presieduta da Giada Pollanz, ed ha preso il via qualche anno fa. A partire dal periodo pandemico è cresciuta. Nel 2020, che c'era il Covid, quindi c'erano tante restrizioni, mio marito ha detto: ma perché non facciamo un giro un po' più lungo? E così abbiamo iniziato, insomma, con le scuole qui di Borgo, dintorni, Domio, Bagnoli e poi arriviamo anche fino in Strada Vecchia dell'Istria, insomma. Dunque, da Borgo San Sergio a Domio, San Nicolò ha svolto ancora una volta il suo compito, portare doni ed allegria ai bambini che a loro volta hanno risposto nel modo che è loro più facile. Ah, è meraviglioso e io li vedo poco perché mi si appannano gli occhi, non so perché ogni volta che arrivo in qualche scuola, ma... è bellissimo, visi schiacciati sui vetri, nasi appiccicati, bello, è meraviglioso, meraviglioso. Ieri è andato in scena lo sciopero dei medici, al di là della consueta guerra di cifre, i sindacati ribadiscono l'importanza di investire nella sanità pubblica, vediamo. La guerra dei numeri è ormai consueta quando si parla di scioperi. Di quello dei medici e degli infermieri indetto per la giornata di ieri dai sindacati Anao, Assomed e Cimo, l'azienda sanitaria Giuliano Isontina fornisce numeri molto bassi, parlando di meno di una cinquantina di adesioni, pari all'1% del personale. Secondo i sindacati è stata invece la modalità di raccolta a portare alla lettura completamente diversa dei dati. I promotori si dicono soddisfatti dell'adesione alla protesta. Sono molto soddisfatto della partecipazione, dell'adesione allo sciopero da parte dei medici, degli iscritti CIMO, ma anche degli altri sindacati, perché questa così importante adesione ha dimostrato chiaramente la problematica che c'è negli ospedali pubblici, la carenza fondamentale dei medici. I medici sono veramente esausti del lavoro che stanno svolgendo, sono chiamati sempre a turni massacranti ed è chiaro che tutto questo ha comportato una sofferenza, un disagio. Uno sciopero, dicono ancora i sindacati, utile a far emergere le richieste di investire nella sanità pubblica a partire dal personale, la cui carenza è il primo fattore di crisi di un sistema in evidente difficoltà. Molte realtà ospedaliere, la carenza dell'organico ha il suo significato, impedisce ai medici di poter lavorare con tranquillità, di poter anche dare una qualità del servizio, il rischio è quello. E il coordinamento Salute Friuli Venezia Giulia oggi ha illustrato il documento di proposte sul tema della sanità, proprio che viene consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale proprio in questi minuti per chiedere di valutare le proposte per rimediare le criticità del sistema. Allora vediamo il servizio, l'intervista. Le criticità sono tantissime. La Regione Friuli Venezia Giulia ha per fortuna un sacco di soldi in questo periodo, molti li ha messi già sulla sanità. Noi crediamo che in questo momento bisogna fare uno sforzo in più sul servizio sanitario pubblico, cioè bisogna metterci un sacco di soldi per il personale, quindi favorendo le assunzioni. Oggi non c'è più il tetto di spesa, quindi si possono assumere tutte le persone di cui c'è bisogno, si possono con il personale ridurre le liste d'attesa e si possono incentivare alcune posizioni difficili, di cui oggi c'è molta carenza e bisogno,
sono la medicina d'urgenza e i servizi territoriali. E questo bisogna assolutamente incentivare di più. E insieme a questo i medici di medicina generale, ce ne sono pochi, sono molti servizi carenti nelle zone periferiche, qui vanno date delle diarie adeguate ai consumi che questi medici fanno per spostarsi. Bisogna incentivare la medicina di gruppo, facendo in modo che ci siano attrezzature adeguate per poter fare la telemedicina. Cioè, oggi possiamo fare alcuni esami, non dico a domicilio, ma nel medico di base, si possono fare degli esami di base senza andare a 30-40 km di distanza dall'ospedale. Quindi queste cose la regione può finanziarle, questo può cambiare la situazione esistente, almeno fermare la deriva che stiamo registrando e che tutti gli studi che stanno facendo in questo momento in Italia, l'ultimo, quello della Genas o di Sant'Anna, dimostrano che purtroppo noi stiamo scendendo sempre di più nella classifica tra le regioni rispetto alla sanità. Potenziare la sanità pubblica, rivalorizzarla, e voi siete anche portatori di interessi di tantissimi cittadini, di fatto vi rendete portavoci della cittadinanza in questo caso. Accanto a questo documento noi presentiamo una sottoscrizione di 155 associazioni in tutto il territorio regionale di ogni genere, di ogni specie, che in 20 giorni hanno firmato questa proposta per chiedere al Consiglio regionale di dare più soldi sulla sanità pubblica in questo momento. Ci pare un obiettivo importante per poter fare un cambiamento radicale che ci permette perlomeno di fermare questa deriva che stiamo, ahimè, purtroppo constatando. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico oggi in città e quali sono le segnalazioni. Lo chiediamo in diretta al telefono al commissario Fulvio De Grassi. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori nuovamente. Diciamo, come segnalazioni più pregnanti e recenti, abbiamo due incidenti con feriti. Non sembra niente di gravissimo, comunque un po' rocamboleschi in zone anche vicine, perché ne abbiamo uno in Viale Campi Elisi all'intersezione con le Fiamme Gialle, praticamente all'imbocco del GVT, e un altro sotto il ponte ferroviario di Viale Campi Elisi nei pressi dell'intersezione con via San Marco. Abbiamo dovuto impegnare più di una pattuglia per incidente, anche per viabilità, e stiamo anche attendendo per la pulizia della strada interessata da macerie, chiamiamole, risultanze degli urti tra i veicoli. Come sempre le chiedo se ci sono feriti. Ci sono feriti, ma non so dirle la gravità. Sembra non sia niente di drastico, comunque, chiaro, delle notizie che abbiamo. Per il resto, già segnalato questa mattina, continuano i lavori all'intersezione Crispi-Rossetti per la realizzazione di una nuova postazione semaforica. Abbiamo una segnalazione di via Romagna chiusa all'altezza del civico 22 per uno scavo urgente a Cegas. Non abbiamo avuto grandi segnalazioni, immagino che forse per i frontisti ci sia qualche possibilità. Ripeto, la via Romagna chiusa dall'altezza del civico 22 dovrebbe essere la parte più bassa, diciamo, verso Fabio Cervaro. Abbiamo avuto anche notizie di un scavo urgente a Cegas in via del Miramare, non c'era il civico, ma non credo abbia creato grosse difficoltà, non abbiamo, ripeto, ricevuto richieste particolari. Ci sarà probabilmente qualche piccolo restringimento di carreggiata. Niente, per il momento non avrei altre notizie, a parte, anche se presto, avvisare già da adesso che sabato pomeriggio dovremmo avere un corteo che si snoderà lungo le vie cittadine con i soliti, diciamo, contrattempi. Quindi torniamo insomma ai sabati con corteo, ormai ci avevamo fatto quasi l'abitudine. Vabbè, quindi una specie come il tè delle 5, insomma. È come il tè delle 5, infatti, ormai. Allora, ci informerà anche su questo. La ringraziamo intanto e auguriamo a lei e ai suoi colleghi buona giornata e buon lavoro. Grazie, altrettanto a voi tutti, un saluto. E noi andiamo avanti. Ieri è stato siglato l'accordo tra Fincantieri e SIO Total, investimento di oltre 44 milioni di euro per potenziare l'infrastruttura del terminal marino. Vediamo.
andremo a potenziare una struttura che già oggi è una struttura sicura, l'andremo a potenziare e renderla idonea ai fabbisogni dei nostri clienti di domani. Siot Tal investirà 44 milioni e 400 mila euro per il potenziamento del terminale marino di Trieste e ha affidato l'incarico per la realizzazione del progetto a Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, controllata di Fincantieri. Da più di 50 anni il gruppo Tal gestisce l'oleodotto transalpino, infrastruttura energetica lunga 753 chilometri che collega il porto di Trieste con il centro Europa, provvedendo al fabbisogno petrolifero di Austria, Repubblica Ceca e Germania Meridionale. Abbiamo una concessione ancora molto molto lunga e vogliamo che questa infrastruttura strategica per l'Europa continui a svolgere un ruolo fondamentale per garantire la sicurezza energetica del centro Europa. L'investimento coinvolgerà entrambi i pontili Siot, utilizzati per l'ormeggio delle petroliere in fase di discarica. La prima parte di lavori si completerà nel 2024 e riguarderà il pontile 1. La seconda fase, programmata per il 2024-2025, si concentrerà sul pontile 2. Da un punto di vista logistico, ecco, Trieste sarà molto importante. Tutta la parte di approvvigionamento di materiali dovranno essere realizzati, assemblati in un'area che individueremo nell'ambito del porto di Trieste, che abbia anche una banchina affinché tutti i manufatti prefabbricati possano essere caricati a bordo di mezzi marittimi, motopontoni, dotati di grudi in importanti capacità, per poi essere installati nelle finestre temporali che abbiamo molto stringenti per diminuire qualsiasi tipo di interferenza con le attività del terminal. Infine il presidente Lilli spiega le prospettive future in merito a movimentazioni di navi e del greggio in arrivo all'oleodotto. 2024 previsto sopra i 40 milioni di tonnellate e nel 2025 i volumi sono ancora in ulteriore aumento, quindi probabilmente intorno ai 42 milioni di tonnellate. Se continueranno a esserci come prevedibile oggi le sanzioni contro la Russia, e quindi per la Repubblica Ceca non sarà più possibile approvvigionare dall'oleodotto che viene dalla Russia, ma sarà obbligata a prendere il 100% del suo fabbisogno dal nostro terminale. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi. Ritorniamo in diretta parlando di sport. A Caravaggio la Triestina ha perso 2-1 contro l'Atalanta Under 23. Allora vediamo il servizio di Bernardo Gulotta. La Triestina ferma la sua corsa di risultati utili consecutivi andando a sbattere contro il muro dei giovani dell'Atalanta Under 23 nel recupero della 14ª giornata di campionato disputata ieri a Caravaggio. Addio in salita per l'Unione che al quarto minuto subisce la rete dell'1-0 atalantino grazie all'inserimento in area di Sissé, sgusciato a un non perfetto Moretti, trafiggendo Matosevic. I locali ne hanno di più e mettono sotto la Triestina, vedi il tiro di Sissé al 10° minuto e la buona parata di Matosevic. L'Unione si affaccia per la prima volta verso l'area avversaria al 20° con una zuccata di Piero Bon abbastanza lontana dal palo. Sul ribaltamento di fronte Matosevic rischia in presa alta lasciando la sfera e concedendo un tiro fortuito a Di Serio da pochissimi passi. I rossolabardati tirano in porta al 22° con Redan, ostacolato però dal difensore avversario, nella chiara evidenza che nella prima frazione sono i padroni di casa ad avere il timone della gara. Vedi il tiro in porta di Palestra al 35°, ma soprattutto la rete di Ghislandi a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Gol arrivato dopo palla carambolata fra Malomo e Giagua. Al secondo schiaffo l'Unione reagisce timidamente con Redan, che di testa cerca il palo lontano senza successo. Al rientro in campo l'Atalanta è pericolosa da fuori area in due occasioni ravvicinate. Poi è il turno della squadra di Tesser, rimaneggiata dallo stesso mister, ad accorciare il risultato. Adorante segna anche grazie al liscio di Del Lungo, dopo pallone recuperato a centrocampo da Fofanà e lanciato da Celeghin, tre degli elementi subentrati in corsa. Triestina che si sveglia nel finale, Germano crossa per Finotto che ci prova in acrobazia ma spedisce alto. Quindi lo scambio fra Redan e Adorante con la punta a calciare a raso terra e parata di Vismara. Nulla da fare per l'Unione che ha alzato il ritmo troppo tardi e che al termine dei 95 minuti di gioco è uscita con una sconfitta. Merito, va detto, di un Atalanta baby che ha disputato una buona partita ottenendo una giusta vittoria. Ritorniamo ora in quel di Borgo San Sergio, dove l'associazione Esposti Amianto ha ottenuto una nuova sede. Vediamo.
continuare il mio lavoro. L'associazione Esposti Amianto ha una nuova sede in piazza 25 aprile 2 a Borgo San Sergio. A consegnare le chiavi dei locali è stata l'assessore alle politiche del patrimonio immobiliare Lisa Lodi. Presenti la presidente dell'associazione Santina Maria Pasutto, Claudio Visintin, sempre in prima linea a sostegno delle attività dell'associazione, e i consiglieri comunali Luca Salvati del Partito Democratico e Corrado Tremul di Fratelli d'Italia. L'associazione sarà aperta comunque a tutti, non solo per chi ha problemi di amianto, noi siamo presenti anche per le famiglie che hanno qualcuno che purtroppo si imbatte in questa malattia, saremo al loro fianco per poterli aiutare e sostenerli in qualunque cosa avranno bisogno. Mi sento di ringraziare in particolare, oltre che l'assessore Lodi è presente oggi in questa consegna, anche la stampa, in particolare Tele4. Io mi sono rapportato più volte con la benemerita rubrica Sveglia Trieste e se siamo qui oggi è anche merito di Tele4 e dei giornalisti che mi hanno dato la parola, che mi hanno messo in contatto con i politici. Grazie. Consegniamo le chiavi di un immobile del comune che verrà affittato e verrà occupato dall'associazione Amianto. Siamo a Borgo San Sergio, in piazza 25 aprile, quindi in una comoda posizione accessibile a tutti, dove questa associazione, che attendeva da tanti anni una sede, potrà svolgere le proprie attività, sia per gli associati sia per tutti quelli che hanno bisogno e purtroppo a contatto con questa brutta malattia dovuta all'amianto. Torna dal 9 al 17 dicembre nella Sala Luttazzi del magazzino 26 in Porto Vecchio il festival Ave Ninchi. Vediamo. 29esima edizione del Festival Internazionale Ave Ninchi, teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria, tradizionale appuntamento teatrale dell'Armonia. Torna in scena a dicembre come strenna natalizia, ingresso gratuito per il secondo anno nella Sala Luttazzi del magazzino 26. Si alterneranno tre gruppi teatrali dalla provincia di Verona, da Trieste e da Isola, che daranno vita a un cartellone variegato. Non mancheranno gli eventi collaterali ormai tradizionali del festival che l'Armonia organizza ogni anno, il teatrino per i bambini, 20esima edizione, e la 27esima edizione del Salotto Giotti. Io presenterò alcune commedie, gli eventi collaterali di sempre, Salotto Giotti e teatrino, e fra le novità del teatrino l'istituzione della Compagnia dell'Armonia Viva i Fioi, che metterà in scena delle fiabe in dialetto, Capuccetto Rosso e Pierino e Lupo, anche con dei bambini in scena, e nell'adattamento di Lino Monaco, e sia per le scuole che per le famiglie. Ci sarà un Salotto Giotti curato da Giuliano Zanier, dedicato a Joyce e a Svevo, e ci sarà poi ospite la compagnia Amici dell'Attorchio da Cavaillon Veronese e sul Lago di Garda. Ci sarà la compagnia qui di Scala Santa con un giallo triestino molto divertente, e ancora quello che sarà l'appuntamento del giorno 10 dicembre al pomeriggio, dedicato alla memoria di Ruggero Paghi. E serata celebrativa invece al Teatro Rossetti per gli 85 anni del maestro Lorenzo Pilat. Allora vediamo il nostro servizio. Questa è una foto molto simpatica che ritrae in una sala evidentemente col biliardo. Gino Santercole in mezzo, Lorenzo Pilat alla destra e Celentano ovviamente. Pur di andare a Sanremo mi sono messo col trio, insomma, La battuta non manca mai a Lorenzo, i capelli imbiancano ma lo spirito resta immutato, quello di un autore che ha fatto la storia della musica italiana e internazionale, di un cantautore che ha vinto la prima edizione del Festival Bar e di un'icona della canzone popolare in dialetto triestino. Tre volte dello stesso uomo, dello stesso Pilat, festeggiato con un tributo alla carriera in occasione degli 85 anni al Teatro Rossetti di Trieste nella serata condotta da Andro Mercù e battezzata Love Me Tonight. Lorenzo Pilat da Trieste a Las Vegas, in cui il vice sindaco Serena Tonel gli ha anche consegnato il sigillo trecentesco della città. Impossibile riassumere tutto ciò che ha fatto nell'ambito musicale, ma restano indimenticabili pezzi come Finché la barca va, cantato da Orietta Berti, il successo internazionale di Tom Jones Alla fine della strada e Nessuno mi può giudicare, che lanciò Caterina Caselli.
successo che ha avuto Caterina Caselli, non era facile fare una canzone di successo nuovamente. Questo è un problema che avevano tutti gli autori, perché quando la canzone fa successo tutti credono che la prossima è un altro successo, ma non è sempre così. Noi di Tele4 però lo vogliamo omaggiare anche ricordando la sua storia, quella di un ragazzo triestino con tanti sogni che partì alla volta di Milano per fare carriera con dubbi, riflessioni e paure vergate in uno dei suoi capolavori, Un artista in cartolina. Vedo il mar che par di argento, vedo in fondo un bel castello, se pittura bene Trieste, Esebel, quel che Esebel, e l'armonica sonava, accompagnava una poesia, una luce mai impissata, finalmente casa mia. Bravo! E sulle note del maestro Pilat concludiamo il telegiornale ricordandovi che potete mandare i vostri presepi alberi di Natale su Tele4 per vederli nel nostro telegiornale al numero 040 300 500 oppure mandandoci video a redazione@tele4.it. Mi raccomando, le riprese vanno fatte con il cellulare in orizzontale, insomma come lo schermo televisivo. Concludiamo, dicevo, con le previsioni del tempo. Allora, sull'Italia oggi affluiscono in quota correnti settentrionali abbastanza secche e stabili. Per oggi mercoledì si prevede cielo variabile per la presenza a tratti di stratificazione nuvolose a quote medio-alte sulla costa e sulle zone orientali. Al mattino soffierà bora moderata con raffiche anche sostenute a Trieste, in calo però nel pomeriggio. Sul Tarvisiano e in Valcellina sarà possibile anche la presenza di nebbia o nubi basse a fondovalle, specie al mattino. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.